che da qualche parte dell'universo la materia venga continuamente creata. Ma l'indefinito processo di creazione è un concetto difficilmente accettabile dalla comunità scientifica. A peggiorare le cose arriva anche un emergente fisico russo, George Gamow, che segue la teoria dell'atomo primordiale di Lemaître. Gamow era spesso presente alle discussioni e non faceva che tirare fuori domande scomode che mettevano in difficoltà la teoria dello stato stazionario. Gamow si rivolge agli atomi proprio come Hoyle per supportare la sua teoria alternativa. Sostiene che l'idrogeno, l'elio e gli altri elementi siano stati creati nei primi minuti di vita dell'universo, successivi al Big Bang, quando le temperature erano infinitamente più elevate di quelle del nucleo di qualsiasi stella. Gamow è un geniale teorico, ma non un buon matematico. Così dovette rivolgersi a un suo neolaureato di incredibile talento, Ralph Alpher. Fu lui a sviluppare l'idea e ad arrivare a una conclusione. Se era stato l'universo a creare i primi elementi, l'idrogeno avrebbe dovuto essere circa 10 volte più presente dell'elio, e i dati lo confermarono. Fu un grande momento. Alpher e il suo collega Robert Herrmann perfezionano l'ipotesi di Lemaître, secondo cui sarebbe possibile rilevare del calore residuo della nascita dell'universo, fatto che sosterrebbe la teoria del Big Bang. George Gamow e i suoi studenti si fecero una semplice domanda. Se il Big Bang aveva prodotto temperature così alte, l'onda di calore, la sua eco, non poteva essersi raffreddata del tutto. I suoi residui dovevano ancora essere misurabili. Sfortunatamente, nel 1949, nessuno ha il telescopio adatto a misurare la radiazione o il calore prodotto al momento della creazione. E al tempo la teoria del Big Bang presenta anche altri problemi. Per esempio, non spiega l'origine degli elementi successivi all'idrogeno e all'elio. In più, la teoria concorrente trova ampio spazio sui mass media. La teoria dello stato stazionario era molto popolare, perché Fred Hoyle era un maestro della divulgazione e non si stancava mai di farsi pubblicità. Ironicamente, il termine Big Bang viene coniato proprio da Hoyle nel 1949, nel corso di uno dei suoi popolari programmi radiofonici. Più tardi lo userà in un senso derisorio. Credo che non si amassero molto. La vedevano in modo diverso, praticamente su ogni cosa. Penso che Hoyle esagerò con la sua contrapposizione e che rimase fedele alle sue opinioni più di quanto esse lo meritassero, ma è un'opinione personale. Fred era un uomo brillante e pieno di idee, ma non sapeva sempre distinguere le buone dalle cattive. All'inizio degli anni 60, i calcoli errati di Hubble sull'età dell'universo vengono corretti grazie all'utilizzo di dati molto più accurati. Uno dei punti deboli della teoria del Big Bang viene così risolto. Ma la battaglia tra lo stato stazionario e il Big Bang sembra comunque destinata a rimanere in pareggio. Finché, improvvisamente, gli scienziati trovano la prova. Un dato antico quasi quanto l'universo stesso. La sua scoperta condanna una delle due teorie alla sconfitta definitiva. Per 500 anni la scienza ha cercato di stabilire dove ci troviamo nell'universo. Ora gli astronomi si affannano per risolvere l'enigma dell'origine di tutto ciò che conosciamo. Purtroppo non sanno che il cosmo sta sussurrando loro la soluzione. Non hanno orecchie abbastanza buone. Quel sussurro si esprime come calore rimasto della grande esplosione da cui è nato l'universo.
La radiazione che George Lemaître aveva ipotizzato esisteva, ma il sacerdote non aveva gli strumenti adatti a percepirla. Nel 1965 questi strumenti ci sono. Il residuo del Big Bang oggi è misurabile, ma abbiamo impiegato circa 20 anni per far diventare i nostri strumenti abbastanza potenti da poter corroborare la teoria di Gamow e dei suoi studenti sulla radiazione di fondo. La storia di questa scoperta è una specie di film a puntate. Prima ci sono Gamow e i suoi studenti. Hanno la teoria e i dati giusti, ma non hanno un apparato sperimentale all'altezza. Poi c'è il gruppo di Princeton, che conosce il lavoro di Gamow, ma ha uno strumento troppo primitivo, troppo poco sensibile. Il gruppo di Princeton è composto dal fisico Robert Dickey e da alcuni colleghi, che sostengono la teoria di Lemaître e vogliono cercare delle prove per sostenerla. Il mio maestro, Robert Dickey, ebbe l'idea di cercare la radiazione residua lasciata dal calore del Big Bang. Con lui c'erano due giovani brillanti, Dave Wilkinson e Peter Rawl. Dickey li spinse a studiare un radiometro in grado di captare il segnale. Loro lo costruirono, lo puntarono verso il cielo e si misero all'ascolto. Subito dopo, Wilson e Penzias vennero a sapere dell'esperimento. Penzias e Wilson sono due scienziati che non lavorano alla teoria del Big Bang, ma alle comunicazioni satellitari per i laboratori della Bell a Holmdel, in New Jersey. Utilizzano un grande radiotelescopio, ma non riescono ad avere un segnale pulito. Al contrario, percepiscono solo del rumore di fondo. Questo segnale è simile a un rumore del tutto casuale, un rumore simile a quello che sentiremmo se sintonizzassimo la TV o la radio su una frequenza vuota. Noi non sentivamo quello che ci aspettavamo, soprattutto l'antenna captava molto più segnale del previsto. La nostra ipotesi fu che il rumore fosse prodotto da un guasto o da una fonte di disturbo. Cos'è questo strano rumore? E da dove viene? È un'interferenza prodotta dal frastuono della vicina New York? Un segnale aereo? Il guano che i piccioni rilasciano dentro l'antenna? Qualunque cosa fosse il segnale, doveva avere una fonte. Ma eravamo ormai a corto di idee su quale potesse essere. In realtà, la misteriosa radiazione proviene da tutte le direzioni, da ogni angolo dello spazio più remoto. Per Penzias e Wilson è un'idea folle. Ma hanno appena scoperto ciò che Dickey e i suoi colleghi stanno cercando. E che Gamow, Alfer e Lemaître hanno teorizzato. Hanno trovato la prova che dimostra che l'universo non è eterno. La fonte era l'origine dell'universo, il Big Bang. Penzias e Wilson e il gruppo di Princeton pubblicano le loro scoperte in due articoli sull'Astrophysical Journal nel 1965. In questo modo demoliscono in un sol colpo la teoria dello stato stazionario di Hoyle. Finalmente al Big Bang viene riconosciuto il suo posto nel puzzle dell'universo. La moderna teoria del Big Bang è un traguardo eccezionale per la scienza e ci permette di creare modelli che rappresentano l'universo quando era nato da una frazione di secondo ed era tutto compresso, con densità e temperature immense. E a partire da quei modelli possiamo capire a grandi linee come l'universo si sia espanso e raffreddato, come si siano formati i primi atomi, come siano nate le strutture che hanno poi originato le stelle, le galassie, i pianeti e infine noi. Nel 1966, dal suo letto d'ospedale in Belgio, Lemaître, ormai morente, esulta alla notizia. E non è il solo. Anche Gamow e i suoi si sentono finalmente ricompensati
Avevamo sostenuto per anni una nuova visione dell'universo che ci sembrava essere corretta. Quindi ci sentimmo vendicati. Per la loro scoperta, Penzias e Wilson riceveranno il premio Nobel nel 1978. Nonostante la teoria dello stato stazionario si sia dimostrata errata, l'ipotesi di Hoyle sulla nucleosintesi non viene rigettata. Quasi tutti gli scienziati concordano sul fatto che l'idrogeno e gran parte dell'elio presenti nell'universo siano stati creati appena dopo il Big Bang, come ritenuto da Gamow. Tutti gli altri elementi più pesanti, come l'azoto e il carbonio, invece, si sono creati in seguito nei nuclei caldi delle stelle e nelle esplosioni delle supernove, proprio come ipotizzato da Hoyle. Quindi, in fondo, sia Gamow che Hoyle avevano ragione. Ma nonostante il riconoscimento parziale della teoria della nucleosintesi, Hoyle morirà nel 2001 senza aver mai accettato l'idea del Big Bang. Non riusciva ad accettare che si potesse essere entusiasti di un universo che aveva avuto un'origine definita, magari avvenuta pochi miliardi di anni fa. Non l'accettò mai. Il resto della comunità scientifica, praticamente all'unanimità, l'accetta senza riserve. L'aver scoperto che tutto ha avuto un inizio ci ha permesso di porci una nuova serie di domande su questo evento ed è stato importante. Ci siamo potuti chiedere quando è avvenuto questo evento, quali cambiamenti sono avvenuti fino ad oggi e come hanno influenzato l'universo che conosciamo. Ma accettare la teoria del Big Bang e pensare che non abbia punti deboli sono due cose ben diverse. Alcuni dettagli della teoria, infatti, presentano dei problemi, tuttora in espansione. Dalla fine del XX secolo, gli scienziati studiano i punti deboli della teoria del Big Bang, anche se essa è largamente accettata nell'ambiente scientifico. Uno dei problemi maggiori è rappresentato dall'uniformità della temperatura dello spazio profondo. I fisici sostengono che una condizione così omogenea sia quantomeno sorprendente. L'universo è semplicemente troppo grande perché la sua temperatura sia uguale in tutti i suoi punti. È la stessa situazione che si verifica quando in una vasca da bagno piena di acqua fredda viene versata dell'acqua calda. Occorre un po' prima che tutta l'acqua si intiepidisca, perché le molecole più calde ci mettono del tempo a normalizzare la situazione. L'universo sembra non essere vecchio abbastanza perché la sua temperatura possa essere già così uniforme. Il Big Bang non può spiegare perché punti così lontani abbiano la stessa temperatura. Nei primi anni Ottanta, Alan Gut propose l'idea che l'universo si sia sviluppato da un volume molto piccolo, così piccolo da permettere a tutti i suoi punti di comunicare tra loro e normalizzare la temperatura. Subito dopo, secondo la teoria di Gut, l'universo si è espanso a una velocità maggiore di quella della luce. Oltre il limite della velocità cosmica, un limite insuperabile, secondo Einstein. L'inflazione cosmica cerca di spiegare cosa abbia alimentato l'espansione del Big Bang. Gut chiama la sua teoria inflazione. Secondo gli scienziati, nei primi attimi della creazione, le quattro forze della natura, tra cui la gravità e l'elettromagnetismo, erano unite e formavano una sola superforza. Durante il Big Bang, questa superforza si è quindi suddivisa nelle quattro forze oggi conosciute. Prima di questa suddivisione, quando l'universo è ancora incredibilmente piccolo, le leggi della fisica di Einstein, tra cui quella che stabilisce che nulla possa muoversi più velocemente della luce, ancora non funzionano. Forse, in quel momento, è successo qualcosa che ha causato un'espansione ancora più veloce della luce, così veloce